Bella a tutti ragazzi, sono Marco dello staff di utififitalia.com e siamo finalmente ritornati con le player review di FIFA 17. Oggi siamo qui ad analizzare Giacomo Bonaventura con la sua carta in forma, versione che ha ottenuto questa settimana nel Team of the Week numero 7, grazie alla sua punizione battuta a ras terra che ha permesso al Milan di vincere 1-0 contro il Pescara. Ha un 84 di overall che si suddivide in un 84 di velocità, un 81 di tiro, un 83 di passaggio, un 85 di dribbling, un 63 di difesa, un 77 di fisico. E un interessantissimo cambio ruolo da esterno a sinistro, che non era assolutamente il suo ruolo su foot, a essere un centrocampista centrale, o meglio schierabile come un trequartista. 84 di velocità con qualche punticino in più in accelerazione. Direi che in game questi valori vengono assolutamente rispecchiati, se non sopravvalutati, dato che in game si direbbe che Bonaventura ha almeno una velocità di 87, dato che se gli passi un lancio filtrante, Jack ci arriva sicuramente prima dei difensori e se i difensori riescono a raggiungerlo si guadagna un calcio di punizione o meglio un calcio di rigore. Quindi la velocità è assolutamente un punto a favore di Bonaventura. 81 di tiro che comprende un 86 di potenza tiro e un 86 di long shot. Questi due valori vanno presi assieme, dato che entrambi mi hanno suscitato lo stesso effetto. I tiri di Bonaventura non sembrano assolutamente da 86 di potenza tiro. Tira assolutamente molto più piano rispetto a quanto dovuto, dato che se io dovessi dire quanto ha di potenza tiro direi assolutamente 79, 78, non tira forte. E i long shot da lontano, se tiri di potenza come normale dovrebbe essere un long shot, non arriva in porta e non impedisce il portiere, gli arriva tra le braccia, come vedete dalle clip. Quindi questi valori sono un contro, non mi sono piaciuti. Allora però va abbinato un 78 di effetto, quindi direi che nonostante sia un valore basso dalla carta, perché il 78 non è un valore alto, dimostra di più in game, dato che i tiri a giro sono gli unici che riescono a impensierire il portiere. Vengono spesso e volentieri ottimi. E il portiere deve metterla in angolo oppure Giacomo riesce a fare gol. Un 77 di finalizzazione è compreso anche in questi valori di tiro. Assolutamente un contro per questo giocatore. Mi è arrivato parecchie volte davanti al portiere, dato che è una mezzala o di inserimento oppure un trequartista, che in questo gioco si inseriscono molto. Davanti al portiere non può permettersi di sbagliare così tante volte, dato che a me ha sbagliato sempre o avrà fatto gol poche volte. Nonostante abbia avuto una media gol superiore a un gol a partita, per carità, però davanti al portiere mi ha sbagliato un sacco di gol. Quindi assolutamente un contro. Tiri al volo e rigori non li posso valutare. Punizioni, direi che nonostante un valore solamente di 79, Giacomo si guadagna le punizioni quando va in velocità e le segna pure, perché fa spesso e volentieri gol di punizione oppure le tira perfetto. A me ha fatto un paio di gol e ha segnato e oppure ha sempre preso o il giocatore infame messo sulla riga oppure ha sfiorato la traversa, come vedrete nelle clip. Nel passaggio comprende anche un 81 di visione, direi che la visione è un buon valore di questo giocatore. Molto spesso e volentieri in buca al buco giusto e tutto. Però i passaggi mi hanno deluso, perché non vedendo prima le statistiche di questo giocatore pensavo fossero più alte quelle di passaggio. E mi aspettavo sinceramente di più. Attualmente direi che avrebbe come passaggio corto un 75, un 78 massimo, e nonostante in realtà abbia un 84. Molto spesso e volentieri il passaggio c'è, però la potenza è troppo o troppo poco, e non dipende assolutamente da me, spesso e volentieri. Quindi i passaggi io mi aspettavo sinceramente di più. Passiamo al dribbling con un 85 che si suddivide in un 81 di agilità. Anche questo mi aspettavo molto di più, dato che quello che fa vedere nella realtà è un 81 che è un buon valore. Non sembra molto agile, forse per colpa del suo 1,81 m, non lo so, però non sembra così agile. Equilibrio buono, direi un 79, sembra di più. È un buon controllo palla perché è assolutamente un pro il suo controllo palla. Un 86, palla molto spesso e volentieri attaccata al piede. Fisico 77 che comprende un 72 di salto, elevazione, molto buono come valore di testa, sui rinvii le prende molto spesso e volentieri lui, anche grazie assolutamente alla sua altezza, però molto spesso incide anche il suo valore di elevazione, che sembra di più. Stamina 91, non giudico. Forza fisica 72, sembra di meno perché molto spesso lo buttano giù, però tutte le volte che lo buttano giù l'arbitro fischia fallo, è allucinante, questo giocatore si guadagna una marea di falli.
3 stelle skill per lui, direi che è un valore. A me non è piaciuto questo fattore, dato che un trequartista oppure una mezzala di inserimento per il mio modo di giocare deve assolutamente avere 4 stelle skill. E soprattutto un giocatore come Giacomo Bonaventura le deve avere, però ognuno, questo è un punto di vista assolutamente personale. E 3 stelle piede debole, che sono stata assolutamente la delusione più grande di questo giocatore, dato che di sinistro fa veramente fatica sia a tirare da uno contro uno, sia a fare dei tiri a giro, long shot, passaggi. Il sinistro è davvero la pecca più grande di questo giocatore. Assieme al posizionamento, non nominato prima, però forse incide il work rate alto medio, però con altri giocatori con lo stesso work rate e lo stesso ruolo mi sono trovato molto bene. Con lui no, non era mai in posizione. Molto spesso e volentieri, l'ultima mezz'ora dal 60esimo in poi, non partecipava al gioco, anche quando mi sbilanciavo con un'offensiva, ultraoffensiva. Non partecipava al gioco, rimaneva a lato molto spesso. Molto spesso mi ritrovavo il mio CDC, che era Isla, al posto suo perché doveva coprire il suo buco. Non era in posizione, non partecipava al gioco, quindi il posizionamento è assolutamente un contro. Ricapitolando, questo giocatore non vale assolutamente 70.000 crediti cui vale adesso. È un giocatore da 30.000 crediti massimo solamente perché è una carta IF, perché è assolutamente un giocatore mediocre. Infatti, io gli do un 7. Come pro, troviamo ruolo perché centrocampista centrale o trequartista, appunto. È un buon ruolo rispetto all'esterno sinistro, punizioni e il tiragiro. Come contro, io ho messo il piede debole assolutamente, il posizionamento, la finalizzazione e il fatto che è un giocatore mediocre. Di fatto, di giocatori come lui, o meglio, se ne trovano a valanga nella Serie A e italiani. Grazie di avermi ascoltato. Ci rivediamo in una prossima player review. Vi ricordo di passare dal nostro canale, iscrivervi, lasciare like e magari passare dal nostro sito e scaricare la nostra app per Android. Un saluto da utififitalia.com, alla prossima!